Buonasera a tutti, benvenuti. Siamo in collegamento con lo stadio del convento di Lonato e questo è un evento più unico che raro. Per la prima e unica volta nel mondo, le Olimpiadi del Lago di Garda. Io sarò l'unico concorrente nell'unica disciplina di questa lunga serata, che è il salto in lungo per arrivare alla festeggiata. Mi accingo alla prova. Prova superata, buonasera. Buonasera. Ma che lancio ti ho fatto, regia, che lancio ti ho fatto. Come ti chiami? Elena. Elena, che bello. Elena, da dove vieni, Elena? Da Bergamo, Seriate. Da Bergamo, aspetta che però faccio l'intervista così, perché se ti pieghi così anche tu, poi mi sembra che sembriamo... No, beh, stai piegata così, che mi piaceva fare l'intervista piegata così. Da Bergamo, Seriate, ok. Quindi vai spesso all'Orio Center? Ovvio. Ovvio. Cosa vai a prendere all'Orio Center? Cosa compri? Vestiti. E basta? Sì. Lei compra solo vestiti, cioè non ha mai visto tipo i gelati, le sigarette, non ha visto... Sì, i gelati ovviamente. Ah, ovviamente, non dimentichiamoci dei gelati. E bene, bene, quindi frequenti. Quanti anni compi stasera? 18. 18, è la prima volta che li compi o ti è capitato già altre volte? Ma guarda, è già la seconda volta. È già la seconda volta, è stata meglio la prima o la seconda, tipo i matrimoni? La seconda ovviamente. Perché ricordate, amici del convento, la seconda volta non si scorda mai, come dice il famosissimo proverbio. Sì, lei conferma perché è esperta di è espertissima di seconde volte. E allora, Elena, cosa fai di bello nella vita? Studio. Questo era possibile, molto possibile. Cosa studi? Grafica e multimedia. E pensavo tipo stilista, visto che ti piacciono. Grafica e multimedia, molto bene, che per noi poveri mortali significa? Sono un grafico, quindi faccio biglietti da visita, brochure, siti web. Ah, molto, molto interessante. È anche il lavoro che vorresti fare o vorresti fare tipo la dentista? Ovvio, l'odontotecnico. Bello, quindi una persona delle idee chiare, da quanto sembra, chi è sicura del suo percorso di studi e professionale, benissimo. E di chi ti circonda qui questa sera? Tuoi amici, tuoi... Sì, i miei amici. Persone a cui hai fatto dei siti, non lo so. No, amici, amici. Ok, solo amici, ma persone che vengono a fare anche shopping con te? Sì. Chi è che viene a fare shopping? Tutti quanti. Madonna, tutti quanti. Cioè, veramente lei si porta dietro... insieme, però... Si porta dietro un paese quando va a fare shopping. Dai. A gruppetti. No, perché volevo capire... tu vai con lei ogni tanto? Ovvio, sempre. Ovvio, sempre, ok. Allora, voglio capire quali sono i gusti della nostra Elena. Non lo so, una persona informatissima che va sempre con lei. Allora, è una persona da shopping compulsivo oppure oculata, cioè che va dritta a quello che vuole trovare? Compulsivo, quindi una sorta di malattia? Abbastanza. Ok, quindi mi raccomando, se volete dare un aiuto ad Elena, oltre che donare 2 euro al numero che appare in sovraimpressione, che lo state vedendo qui, chiamate l'800 419 419 per mandarle un centro di recupero o qualcosa del genere. Anche per... un bonifico, grazie. Ecco, anche un bonifico, perché sicuramente lo darà in beneficenza, certo, conoscendo quali sono le sue passioni. Molto bene, allora, vuoi salutare qualcuno che ci sta guardando in particolare? Saluto mio fratello e mia sorella. Ciao. Non sapremo mai i loro nomi, io non dormirò stanotte. Matteo e Cristina. Matteo e Cristina, guarda come sei impossessata del microfono per dirlo. Non so se gli piace, ci teneva a dire i nomi o gli piaceva il microfono. Va bene, guarda, te lo lascio, vai, fai un saluto. Ciao a tutti. Io intanto mando un messaggio su WhatsApp, vai. Va bene. Ciao a tutti, siamo qui dal convento, stiamo facendo la festa per il mio 18esimo e volevo salutare tutti i miei amici e ovviamente tutta la mia famiglia. Ah, ti piace sciare? Non sei, ma sei tu, no. Ah, è lei, scusa, ho sbagliato telefono, va bene. Io ho perso il messaggio di Elena, ma so che è stato molto interessante e me lo riascolterò da domani sul nostro sito www.convento.it, così dovete fare anche voi. Buona serata, ciao! Ciao!